dopo la fosfina su Venere abbiamo trovato tracce di acqua sulla Luna. Altra scoperta sensazionale a poca distanza dalla precedente, ma aprirà ulteriori interrogativi. Noi ci vediamo dopo la sigla per parlare dell'ultima scoperta. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Prima di continuare, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessun video, anche perché mancano ancora tanti episodi di cosa c'è nel mio smartphone, quindi non mancate. E poi seguitemi anche sugli altri social. Ieri, come vi dicevo, la NASA ha annunciato due studi molto importanti che riguardano il nostro satellite. Entrambi riguardano la presenza di acqua sulla Luna, ma concentriamoci prima sul primo e poi vediamo il secondo. Il primo è uno studio pubblicato su Nature Astronomy che rivela, senza ombra di dubbio alcuno, la presenza di acqua sulla Luna. Come ha fatto a trovare indiscutibilmente acqua sulla Luna? Noi sapevamo già che c'erano tracce di acqua sulla Luna, ma uno, non avevamo la certezza, come in questo caso, e due, erano state trovate tracce di acqua in zone difficilmente raggiungibili dagli esseri umani. Mi spiego meglio. Le tracce rivelate con lo studio recente sono state ritrovate in un cratere che è dalla parte cosiddetta illuminata. Qui voglio fare un piccolo excursus su parte oscura, parte illuminata della Luna. La parte illuminata dalla Luna non è una vera parte illuminata e l'altra parte è davvero oscura. Come vi ho già accennato in un altro video che vi lascio qui per recuperare, noi abbiamo due facce, una illuminata e una detta oscura, ma non oscura dal Sole, ma oscura a noi esseri umani. Il motivo, nei minimi dettagli, lo spiego in quel video, ma la Luna, ruotando intorno alla Terra, effettua anche un moto di rivoluzione su se stessa, per cui alla fine noi abbiamo rivolta verso di noi sempre la stessa faccia. Perché ho fatto questo piccolo excursus? Perché su diverse testate giornalistiche ho letto che una parte non è illuminata dal sole, una parte è oscura. In realtà è semplicemente a noi esseri umani oscura, ma non è oscura a tutto il sistema solare. È semplicemente siamo noi che esseri umani abbiamo sempre la stessa faccia rivolta verso di noi. Però questo non significa che sia totalmente in ombra dall'altro lato. Tornando all'acqua sulla Luna, noi sappiamo che la firma spettrale dell'acqua e va anche nell'infrarosso. Cos'è la firma spettrale? Noi facciamo incidere determinate lunghezze d'onda su, per esempio, dell'acqua. Noi sappiamo che non tutto viene assorbito, ma una parte viene riflessa. La firma spettrale è quella particolare curva che si viene a creare quando grafichiamo la radiazione incidente con la radiazione riflessa. Come vi ho detto, va principalmente nell'infrarosso, quella dell'acqua, il che significa che se noi volessimo cercare di guardare sulla Luna e cercare una firma spettrale dell'acqua, ci aspetteremmo di vedere nell'infrarosso. Ma in realtà, se noi guardassimo dalla Terra sulla Luna, molta radiazione infrarossa sarebbe persa, perché nell'atmosfera c'è molto vapore acqueo che assorbe la radiazione infrarossa. Per cui, quindi, l'atmosfera fa da filtro per la radiazione infrarossa. Per questo motivo, bisognava leggere i dati della firma spettrale sopra l'atmosfera. Quindi cosa hanno pensato di fare? Di mandare in orbita un satellite e studiare? No, assolutamente. Il telescopio Sofia, che è quello che ha trovato la firma spettrale dell'acqua, è stato montato su un Boeing. Ovviamente questo Boeing molto particolare aveva un'apertura appositamente studiata per il telescopio, che ha un diametro di circa 2,7 metri e fa dei giri intorno alla Terra a circa 12.000 metri di altezza, tra i 12.000 e i 14.000 per essere più precisi. Questo ha permesso di non perdere l'informazione della radiazione infrarossa e trovare la firma spettrale dell'acqua sulla Luna, in particolare in un cratere che si trova nella parte cosiddetta illuminata. Ovviamente l'acqua presente sul nostro satellite è acqua allo stato solido, quindi è ghiaccio, in zone molto fredde, come per esempio i crateri. Il secondo studio riguarda proprio la presenza di acqua, ma non tanto se è sicuro o meno, ma in realtà più quanta acqua c'è sulla Luna. La maggior parte delle scoperte precedenti ha rivelato la presenza di acqua in crateri, il che significa che sono zone in zone molto fredde. Gli scienziati del secondo studio
annunciato dalla NASA, stimano che ci siano tantissimi giacimenti, anzi micro giacimenti di acqua sul nostro satellite. Queste scoperte sono molto importanti, soprattutto in vista della prossima missione della NASA, importantissima, Artemis, che riporterà l'uomo sulla Luna. Perché è importante in vista di questa missione? Perché permetterebbe agli scienziati di andare in questi crateri e raccogliere magari dei microcristalli di acqua o comunque raccogliere dei detriti da quei giacimenti, riportarli sulla Terra e studiarli e avere la possibilità di capire come sia stato possibile avere acqua sul nostro satellite, come in realtà funzioni il nostro sistema solare. Tutte queste scoperte, così come la fosfina su Venere, sono tutte scoperte che danno poche risposte, ma che in realtà aprono a nuovi interrogativi sul perché c'è, come è arrivata fino lì, come si è conservata. Sono tutte domande a cui adesso dobbiamo rispondere. Bene, questo era tutto per oggi. Noi ci vediamo al prossimo video.